Il massacro della carne. Frida Kahlo. Frida nasce il 6 luglio del 1907 a Coyoacán, città del Messico, ma altera la sua data di nascita spostandola al 1910, anno della rivoluzione messicana che si chiude un decennio dopo. Il messaggio simbolico è forte e chiaro. Se non bastasse, riflettiamo sulla sua scelta di non sfoltire i sopracciglioni, non depilarsi i baffetti e adornare la chioma con vistosi fiori, nonché uscire di casa sempre ricoperta da monili ed anelli, indossando abiti coloratissimi di chiara ispirazione indiana. È il 1913 quando Frida si ammala di poliomielite. In realtà sembra che fosse affetta da una spina bifida fin dalla nascita, malattia di cui era pienamente consapevole e che probabilmente l'ha spinta a non volere figli e a compiere volontariamente vari aborti. Feti e bimbi mai nati diventarono spesso protagonisti della sua pittura. L'incidente in autobus del 1925, nel quale resta gravemente ferita, segna l'inizio di una lunga serie di interventi chirurgici e dell'uso di svariati busti ortopedici, insieme all'alcol, sigarette e droghe varie che serviranno da antidolorifici. È anche l'inizio della sua pittura, condizione non necessaria e tantomeno sufficiente perché sia costretto a trascorrere lunghe giornate di riabilitazione in ospedale. Quasi tutta la sua opera è concentrata sull'autoritratto, scelta praticamente obbligata per una come lei, costretta a trascorrere molto tempo in posizione orizzontale. La prima immagine ufficiale che ci consegna, un ritratto che darà in dono al primo fidanzato, Alejandro, è quella di una ragazza dalle forme dolci e allungate, con un collo ed una posa che ricorda tanto le donne di Modigliani e prima ancora le Madonne del Parmigianino. I suoi successivi autoritratti, quasi sempre frontali o lievemente a tre quarti, rievocano i personaggi dei mosaici bizantini o lo sguardo fiero di Antonello da Messina ed hanno qualcosa di profondamente teatrale e ieratico. Indubbiamente Frida riesce a consegnare ai posteri un'immagine carismatica e autoreferenziale. Giovane, 22enne, sposa un già maturo e famoso pittore, Diego Rivera, 40enne. Tutto questo poteva avere un brutale esito, fine della sua carriera artistica. È successo del resto a molte mogli, compagne di famosi artisti, risucchiate dalla fama dei loro mariti. Ma Frida è Frida. Nel tempo consoliderà il suo stile e paradossalmente nella sua casa studio, la cosiddetta Casa Azzurra, sarà lei il vero fulcro degli incontri tra politici e intellettuali dell'epoca.